Percorrendo la strada che da Montepiano porta all'abbadia, si lascia l'abitato per salire in direzione dell'Alpe di Cavarzano. Qui, sulle pendici del monte, immersa nei boschi, c'è una località chiamata La Burraia, dove 30 anni fa è iniziata un'esperienza monastica femminile. Si chiama Comunità di Maria Serva del Signore, 8 consorelle più una giovane novizia che intendono vivere una vita contemplativa, aperta all'accoglienza di tutti coloro che cercano Dio nel silenzio e nella preghiera, secondo l'esempio di Maria nel mistero della Visitazione. È una realtà di contemplazione, o meglio ancora, una nuova forma di vita consacrata, riconosciuta dall'ordinario diocesano, con un suo regolamento, un suo statuto. È una cosa molto umile, che si rifà al carisma mariano, però aperto all'accoglienza e alla condivisione dell'esperienza spirituale. L'anniversario della loro presenza nella diocesi di Prato è stato ricordato con una celebrazione presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini nella cappella della comunità. Presente anche una rappresentanza della fraternità di laici che frequenta le suore e le sostiene nella impegnativa gestione di una grande casa immersa nei boschi di faggio e castagno, lontana dalla città, ma proprio per questo preziosa e speciale. Di questa esperienza non c'è traccia sul web, la Comunità di Maria non ha un sito internet né è presente sui social. Le suore lasciano che sia il passaparola, la testimonianza di chi le ha conosciute, a far arrivare le persone in questo luogo nascosto, ma luminoso. Penso che per la nostra chiesa pratese sapere che sulla cima del monte c'è una comunità orante che tutti i giorni ricorda la nostra comunità sia un dono, una responsabilità, una bellezza.